Grazie. Prego. Io mi chiamo Andrea Gioia. Prego, sì. Ok. Allora, comincia a votare. No, per favore mi scriva nel registro che sto votando, che sono votante. No, 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 prego. Prima voti e poi dopo le do. No, no, è previsto che lei mi debba inserire all'interno del registro. Ma a me non risulta. La circolare del 19 del 2016 è chiarissima. Prego. No. Si presenta anche con il formulario. Non vuole insegnare il mio mestiere, lei? No, io non devo insegnare niente, sono già soltanto io. Voglio essere iscritto. A che si riferisce lei? Perché qui vedo citati una serie di articoli che a me significano ben poco. Li legga, sono in elenco quelli principali che riguardano rispetto a quello che sta facendo. Ok. Bene. Bene, sì, vedo che è abbastanza edotto. Però mi sembra che non sia il caso di proseguire. Ma lei che cosa vuole fare? Vuole votare o non vuole votare? Allora, io voglio votare, sono un votante, mi spetta di diritto come previsto dalla Costituzione. Infatti sono qua, gli ho appena dato il mio documento nella tessera elettorale, quindi lei è tenuto a segnare che io sono andato a votare, indipendentemente da dal voto che esprimerò. Io non glielo devo dire, io sono qui per votare. Guardi, lei sta qui intralciando le attività di votazione. Assolutamente no. Qui non ci sono. Allora, lei mi deve dare la scheda, me la deve dare, me la dia. No, perché se lei sta facendo queste obiezioni, io devo registrare a verbale che lei sta facendo obiezioni e anche protestando inadeguatamente, impropriamente. Ah, io voglio fare un legittimo voto. Segretario, lei che cosa dice? Secondo lei possiamo verbalizzare una cosa del genere? Io la trovo una cosa inusitata. Non mi si è mai presentata una situazione del genere. Mi dispiace, infatti probabilmente in Italia sono 60 anni che non si presentava questa situazione. Ah. Va bene, guardi, facciamo una cosa. Lei ormai tanto ha già registrato i dati, no? Lei conosce questa legge, la legge del 1957. Parliamo sì. Del DPR, testo unico elettorale. È testo unico elettorale, sì, che cosa vuole dire? Rispetto a quel testo lì, io ho diritto a fare un legittimo voto di protesta. Anzi, guardi, lei non mi vuole passare la scheda, tanto io non l'avrei dovuta toccare, perché toccandola si sarebbe annullata la mia scheda. Mi pare ovvio, perché lei in quel punto manifesterebbe la sua intenzione. Ok, quindi lei, come previsto dagli articoli che ha in mano, lei qui adesso ha anche una parte dove può registrare il mio legittimo voto. Guardi, guardi, aspetti. Vedo l'articolo 104,1 che mi dice già qualcosa. Ah, ecco, il comma 5. Ecco, il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegargli proteste o reclami di elettori, esatto, è punito con la reclusione per esatto. Con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la multa fino a 4 milioni di vecchie lire. E parliamo di quell'articolo lì. È vero, ha ragione, va bene. Allora, facciamo così. Lei deve verbalizzare qualcosa di orale o ha anche documenti da depositare? Io sto dicendo già in maniera orale che assolutamente appellando alla legge del 1957 del 30 di marzo io sto facendo un legittimo voto di protesta. Qui ci sono 4 voti del mio voto, infatti questo qui è un legittimo voto a tutti gli effetti. Guardi, possiamo fare così, possiamo fare così. È già stato compilato, questo è tutto compilato, sono 4 copie. 2 servono per il Parlamento e 2 servono per il Senato. Va bene, facciamo così allora. Guardi, intanto noi verbalizziamo questa impropriatezza diciamo di deposito di documenti. E no, lei lo deve fare perché io pretendo che venga messo nel registro di voto, cioè certo, io sto facendo legittimo voto di protesta, che è un voto a tutti gli effetti. Quindi lo registriamo, l'abbiamo già registrato, adesso lo previsto dalla Costituzione. Lo verbalizzeremo anche nel verbale. La quinta copia invece è già compilata, come può vedere, lei me la deve prendere e me la deve firmare. Ma qua non c'è scritto niente, io qua ho abbastanza conoscenza del testo unico. E non credo che ci deve potrà mettere un timbro, lo stesso timbro che si metterà adesso sulla mia testa elettorale, perché sono da votare. No, guardi, facciamo così. Noi, lei accettiamo questo documento di protesta, sì. Verbalizziamo anche la nota di reclamo che lei ha allegato, però non possiamo assolutamente rilasciare ricevuta perché non siamo un ufficio comunale o un'istituzione. Io il reclamo, non so
sto presentando adesso, ma un secondo soltanto, per cortesia. Mi chiamate per cortesia un poliziotto, un carabiniere, qualcuno? Buongiorno. Vabbè. Cosa succede? No, no, nulla, io stavo semplicemente, guardi, come vedete qui, questo è un legittimo voto di protesta. È previsto dalla legge. Passo, mi scusi. Prego. Grazie, grazie. Allora, in base alla legge del 1957 io posso fare un legittimo voto di protesta. I signori qui, giustamente il presidente di sé, giustamente hanno in dubbio questa cosa qui. Allora io mantengo tranquillamente la calma, non offendo nessuno, ma quello che faccio è assolutamente fare un reclamo. Quindi consegno altre 4 copie insieme a quelle di protesta che ho già consegnato al signore e gli chiedo che venga messo agli atti che io sto facendo un legittimo voto di protesta. Questo qui è un mio reclamo e lo sto facendo davanti a un pubblico ufficiale che in questo caso diventa il mio testimone oculare. Come no? In questo momento lei è il mio garante rispetto a un mio diritto che mi spetta come cittadino, cioè fare il legittimo voto di protesta previsto dalla legge. Mi scusi, abbiamo capito, ma lei non è a conoscenza di tutte... No, a me non risulta, secondo me potremmo fare un verbale, diciamo, subiudice sui voti contestati che poi la commissione esaminatrice dell'ufficio elettorale centrale verificherà al momento. Questo possiamo fare. Guarda, a me interessa semplicemente che lei mi riconosca su questo foglio del voto di protesta, okay, che è un documento a tutti gli effetti, è questo io che sto dicendo, io sto sostenendo semplicemente che è un documento a tutti gli effetti, mi mette il mio timbro, io me ne vado, non faccio nessun reclamo. Io non posso lasciarle timbri e niente, mi dispiace per lei. Purtroppo non posso assolutamente aderire a quello che... A questo punto lei è testimone di quello che sta avvenendo, lei è il mio garante. Io qui ho una querela. Anche se vorrei dirle che un ufficio pubblico deve rilasciare. Eh sì, lei dice che è un ufficio pubblico. Io non ho gli elementi per poter determinare. Ma lei è il principale ufficio pubblico dello Stato. Cioè voi siete proprio il vis-à-vis, cioè siete quelli che guardate negli occhi il popolo e siete gli occhi dello Stato in questo momento. Ok, però non facciamo perdere tempo al sesso. Assolutamente. Cosa vuole fare? Assolutamente. Io a questo punto andrò a fare una querela che si basa su articoli del codice penale che vengono infranti. E parliamo per esempio dell'articolo 294, attentati contro i diritti politici del cittadino. Oppure vogliamo parlare dell'articolo 323 del codice penale, abuso d'ufficio. Oppure vogliamo parlare addirittura, in un terzo caso, dell'articolo 328 del codice penale, omissione d'atti d'ufficio. Oppure vogliamo parlare della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479 del codice penale, abuso della credulità popolare, se vogliamo. Qua si sta abusando senza noi, io sto dicendo delle stupidaggini, io sto dicendo qualcosa che è scritto sulla legge. Conoscerà la legge anche lui. Vabbè, io vedremo i giudici. Io sto facendo questo, in teoria lei, ma lei in teoria potrebbe verificare pure e portarci al commissariato, sì, no? Lei è carabiniere. Possiamo fare tranquillamente, chiedo al mio superiore che cosa ne pensa e eventualmente lo accompagniamo pure. Accompagniamo le parti, in questo caso pure il signore, anzi devo dire la verità, oltre al signore, la signora scrivente ha quest'altra responsabilità che lei forse non sa, ma io glielo dico, che è la prima che viene denunciata una cosa del genere. Quindi parliamo dai 3 ai 5 anni di reclusione, che io sappia tutti i reati. Guardi, finiamola qui, prende i suoi documenti. Benissimo. Lei proceda come vuole. No, sto dicendo, però. Però c'è... non ci interrompo più perché abbiamo capito. Lei faccia tranquillamente la sua denuncia, benissimo. Lo può fare tranquillamente solo. E... grazie. Quindi ecco, qui è stato messo il timbro? Sì. Perfetto, va benissimo, grazie. Grazie di averci.